Un ricordo di Diego Armando Maradona. Io non ho avuto la fortuna di giocarci contro, però io ero tifoso del Napoli. Io sono cresciuto in un piccolo paese in provincia di Cosenza, dove sono tutti tifosi in Calabria, sono tutti tifosi della Juve, dell'Inter, del Milan. Mio nonno era napoletano, poi sono cresciuto nell'epoca in cui c'era Maradona, il Napoli che vinceva, per cui sono diventato tifoso del Napoli inizialmente per andare contro i miei amici che tifavano per una squadra del nord, e poi invece mi sono appassionato tantissimo ed è stata la mia squadra del cuore. Che ricordo hai di quel Napoli? Qual è il ricordo più bello? Ma è un ricordo di un Napoli vincente, vinceva in campionato, vinceva le coppe, era comunque una squadra che aveva in Maradona il suo principale artefice. Ma oltre a Diego c'erano comunque anche altri tanti altri grandi giocatori. C'era Ciro, c'era Careca, c'era Lemao, c'era Giordano, c'erano un bel po' di bei giocatori. Che Napoli è quello di quest'anno? Era solo su Diego l'intervista, vero? No, dai, dai, sul Napoli di Sul quest'anno. Napoli, comunque c'ha 8 punti. 8 punti di vantaggio non sono pochi. È una squadra che diverte, è piacevole da vedere in televisione. Per cui ce la godiamo, insomma. Hai sentito Spalletti, tuo ex? No, non l'ho sentito, ma sono molto felice per lui perché comunque è una squadra spallettiana. Qual è l'insidia per questo Napoli? Siamo andati oltre, Dai, era su Diego. dai, dai, Non lo su. so, non lo so, Milan, è la Juve, comunque un l'Inter, la campionato, è sosta. un campionato anomalo perché comunque adesso c'è una sosta di 2 mesi e poi, anche se il Napoli non darà tanti giocatori al mondiale, per cui non so se è un vantaggio o no, perché poi quando fai un mondiale, magari fai un buon mondiale, arrivi carico con pieno di entusiasmo, se non lo fai magari stai 2 mesi fermo, per cui bisogna capire a gennaio come arriveranno i calciatori. Quanto manca Maradona? Ma tantissimo, manca tantissimo, e stasera ne abbiamo anche oggi, prima pomeriggio dal Papa, ne abbiamo avuto, ecco, una testimonianza diretta, una persona che avrà fatto anche i suoi casini, perché comunque i casini li ha fatto, però era sempre uno vicino alla gente comune, e quindi questo gliene va dato atto. Poi ciò che faceva nella vita privata era sua, ma a me rimane il ricordo di un grandissimo calciatore e di uno che ha fatto anche del bene al calcio, ma a tutto il movimento sportivo.